Dici champagne e subito in mente iniziano a volteggiare fantasie, immagini legate ad un fascino quasi naturale delle bollicine francesi, un'attrazione che ha colpito nel corso della storia regnanti come gli zar di Russia che fino al 1917 consumavano dosi massicce di cristal, oppure le icone del Novecento come Marilyn Monroe e i cantanti come Freddie Mercury o Elton John, oppure passando agli anni 90 Liam Gallagher, leader degli Oasis che con la canzone Champagne Supernova ha scalato le classifiche. Insomma, lo champagne è un vino iconico, bevuto dalle icone. Il suo fascino si è autoalimentato, anche per questo, da non tralasciare la serietà con cui i vigneron francesi hanno portato a regime una produzione vinicola con cifre impressionanti in termini di quantità e una qualità nel bicchiere che non teme rivali. Ma quanto vale oggi il comparto vinicolo dello champagne e quanto se ne consuma in Italia? I dati forniti dal Comité dello Champagne relativi al 2018 parlano di un giro di affari complessivo di 4,3 miliardi di euro a fronte di 302 milioni di bottiglie vendute, numeri che crescono lievemente in termini di fatturato, più 0,3% sull'anno precedente, e diminuiscono in termini di quantità, un meno 2%, quindi lo champagne è stato in grado di aumentare il proprio valore. E in Italia che performance ha lo champagne? Il bel paese è il quinto mercato per le bollicine francesi, con un giro di affari di 158,6 milioni di euro, a fronte di più di 7 milioni e 360.000 bottiglie. Crescono le vendite dello champagne anche sullo scaffale delle GDO italiane, secondo dati IRI con un più 3% nel primo trimestre 2019. Inoltre, il prezzo a scaffale ha registrato una performance altamente positiva con un più 13% e un prezzo medio di 42 euro al litro. Un dato che fa riflettere guardando alle bollicine italiane, che si attestano sui 6 euro al litro dei metodi Charmat, come il Prosecco, e i 16,3 euro dei metodi classici. Ad ottobre 2019 i dati IRI parlano di 7 milioni di euro come giro d'affari dello champagne sullo scaffale, registrando un più 13% sull'anno precedente. Italiani quindi timidamente interessati alle champagne di qualità. Non mancano gli eventi di business che riguardano le bollicine francesi. Uno dei più importanti è la Modena Champagne Experience, con 125 maison presenti e un numero sempre crescente di partecipanti. L'edizione 2019 si è conclusa con 4.500 presenze, registrando un più 15% sull'anno precedente.